Bene, bene, ci siamo amici di Ciocomo anche oggi, anzi soprattutto oggi, promessa mantenuta perché il tempo ha tenuto. Devo dire subito grazie all'amico Vincenzo che è qua con noi, che ci fa da oggi autista in barca, cari amici. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Il risveglio di questa mattina, come potete vedere, è dalla barca, non l'avevamo mai fatto. Oggi siamo qui per augurarvi il buongiorno, per farvi vedere le bellissime immagini dal lago e del lago dall'interno. Buongiorno da Villa Olmo, dove ci siamo, dal Lido in questo momento, dove siamo con appunto il nostro amico Vincenzo con la barca. Adesso andiamo verso proprio la Villa Olmo. Saluto anche Rocco, buongiorno caro Rocco, hai visto che spettacolo oggi, eh? Karen, buongiorno, e Maria, anche a te cara Maria un affettuoso saluto di buona giornata. Tanti amici che sono con noi in questa mattinata, barca e lago. Buongiorno Pierangelo, Cristina, buona giornata da Cantù anche a te, e anche a Vilma che ci saluta. Buongiorno, ciao Vincenzo, poi Bruno, carino, dice la nostra amica Karen, certamente. Anche a te Marina, buongiorno, e Angela, eccoti qua. Il lago dal lago è uno spettacolo che non abbiamo ancora mai fatto. Buongiorno Silvia, e anche Maria Luisa, Tania, che ci saluta. Rocco apprezza il paesaggio, devo dire. Poi ci salutano da Cosenza, da Albate, Silvana, ciao Paola, in barca, e certo cara, oggi Paola siamo in barca, grazie all'amico Vincenzo Spina che ci porta. Vi faccio vedere, no, non è brutto Anna, guarda, tutto sommato è uno spettacolo bello quello di quest'oggi. Certo le nuvole ci sono, questa mattina abbiamo sperato nella pioggia, nella non pioggia, infatti ci è andata assolutamente bene. Ciao Ferri, buongiorno Paola, buongiorno a tutti i nostri amici, Rocco, ancora Rita, Claudio, e siamo anche in diretta radio in questo momento. Gabriella, ci salutano anche dall'estero, ciao Anna, Paola invece, eccoli qua, guarda che belli i cigni. Andiamo verso il patria, caro Alessia, buongiorno, anche Carmen, forse arriva il sole, dice Carmen. Guarda Carmen, vi faccio vedere anche le nuvole, in effetti forse ce la facciamo col sole, chissà, speriamo. Guardate allora da Villa Olmo lo spettacolo con la barca, il patria, ve lo facciamo vedere proprio da vicino. Bellissimo questo spettacolo. Maria Luisa, buongiorno da Grosio, Valtellina, ciao Faustina, e ciao anche ad Enrico che saluto con grande affetto, Teresa e Gaetano. Eccolo qua il nostro patria storico, piroscafo ancora fermo. Ciao Nadia, anche a te buona giornata. Sì, in effetti è davvero bello questo risveglio, ti sento emozionato, dici no, sono contento, e che dopo tante mattine, insomma, l'amico Vincenzo è stato gentilissimo e ci ha ospitato appunto direttamente qua in barca. Bella l'idea di fare il collegamento, come dice Anna, certo è fantastica. Beh, però devo dire che vediamo la città anche da un'ottica diversa. Villa Olmo, quanti ricordi Paola. E sì, i cigni ci sono, Karen, non mancano mai, come potete vedere, paesaggio veramente bellissimo. Anna Rosa, buongiorno, e Giuseppe anche a te da Montorfano. E adesso andiamo con Vincenzo, ciao anche a Manuela, andiamo verso l'hangar e poi costeggeremo zona stadio, monumento. Beh, la giornata però, Vincenzo, sta migliorando, Sì, sta migliorando, tutto sommato sì. Vincenzo Cerato è anche un grandissimo pescatore, gli piace molto. L'altro giorno qui, Vincenzo, abbiamo visto un pazzesco siluro preso nelle acque qui del nostro lago. Sì, spettacolo Como, spettacolo, come dice Gabriella, questa mattina davvero è un inizio di giornata che ci piace tanto tanto tanto, e davvero continueremo a ringraziare Vincenzo per questa grande opportunità che ci ha dato con la sua bella barca, ci ha portato in giro. Abbiamo sperato che non piovesse, ci è andata bene. Dalla Colombia ci salutano anche Reno, olla, Colombia non l'avevamo mai avuta, buongiorno anche alla Colombia. E Maria Grazia, ciao anche a te, speriamo in un raggio di sole. Guarda Maria Grazia, il raggio di sole è lì dietro a Brunate, sta per arrivare, vicino a Villa d'Este, no, lo faremo magari successivamente. Vedete, qui il tempo sembra bello, sta migliorando, là invece ci sono ancora
nuvole abbastanza basse e minacciose. Da Falloppio, Pia, buongiorno anche a Paola. No, tutto il giro del lago, no Paola, no, no. Però prometto che se Vincenzo ci dà una mano, nelle prossime settimane vi faremo vedere tante cose belle, quindi seguiteci, poi vi faremo vedere tutte le cose belle del nostro, perché vederlo dal lago, e ha ragione Vincenzo, il lago è un'altra cosa, un altro spettacolo. Spettacolo, dice Livia, buongiorno da Monza, buongiorno agli amici anche della Brianza. Ecco, abbiamo costeggiato l'hangar, come vedete, questa è la zona dell'hangar. E questa invece è la zona delle società sportive del nostro territorio. Ripeto, sempre collegamento in barca questa mattina, il risveglio dal lago per vedere il lago, lo stadio Sinigaglia alle spalle. E ci salutano anche dalla Spagna in questo momento, e poi Marcello, e poi Nicola, le bellezze italiane, ecco, sì, giusto, bravo, e poi Giacomina da Uggiate, buongiorno anche a te. Il monumento ai caduti lo stiamo vedendo in questo momento, pescatore in giro in questo momento da Lomazzo. Marco, buongiorno anche a te. Vedete, questo è un pescatore in giro a quest'ora del mattino. Karen dice, bello, voglio andare in barca. Quando torni qua in Italia lo facciamo. Maria, certo, hai ragione, dalla barca si vede, è un altro spettacolo. Allora, Verena dice che peccato il fine settimana danno brutto. Non sono belle le previsioni. Ciao anche a Rita, Anna, buongiorno Ines. Monumento ai caduti, saluto Silvia, anche lei affezionatissima nostra telespettatrice. Emanuela, grazie, ciao, grazie a te. E devo dire che moltissimi stanno apprezzando, sai, Vincenzo, bene, questo spettacolo. Da Sagnino, Carla, Giancarlo, buongiorno anche a te. E poi Cosima, ovviamente non ti voglio dimenticarti. Ecco qui, questa è la zona della Cosia, la zona del Tempio Voltiano. Poi un bel caffè in Piazza Cavour, certo, ovviamente sì, dopo lo prendiamo. Ercolina, buongiorno, ci sono, anche noi ci siamo. E eccolo qua, adesso lo rifacciamo vedere il nostro bellissimo lago. Effettivamente è un gran bello spettacolo, Tanto siamo a velocità di crociera, molto tranquilla. Ecco qui però la zona del Cosia, effettivamente, ecco, l'Argentario dice Paola c'è il sole, qui, ciao, anche saluto anche Milko, qui il sole, Anna Paola, quasi quasi, insomma, beh, insomma, stiamo facendo uno sforzo per farlo uscire. Tempio Voltiano, Canottieri Ilario, sì, salutiamo gli amici della Canottieri Ilario, l'abbiamo passata da poco, bellezze straordinarie, dice Anna, è vero, guardate che, perché vedere il lago da qui è una cosa bellissima. Loredana, anche a te un saluto. No, Domenica dice che dovrebbe essere bello, Paolo, speriamo che sia un bel fine settimana, anche se le previsioni, ho visto, non sono bellissime. Marina apprezza lo spettacolo. Bene, adesso andiamo verso il monumento di Daniel Libeskind e poi chiudiamo da lì. Il saluto, guardate però, ecco, anche adesso facciamo un piccolo zoom. Nicola, buongiorno, ciao Marina, dicevo, lo zoom sulla nostra città a quest'ora del mattino, sono le 7, passate da pochi minuti, giornata comunque un po' uggiosa, ma svetta il Duomo, eccolo qua, proprio la vetta del Duomo la stiamo vedendo. Aurelio, buongiorno, e anche ai nostri amici che ci scrivono dall'estero, sono veramente tantissimi che ci stanno seguendo. Lara, anche a te da San Siro, centro lago, insomma abbiamo avere uno spettacolo immenso. Questa è la zona del Porto Marina, dove poi Vincenzo ha la barca, andremo lì tra poco. E bene, Ines apprezza per il risveglio, sono contento, ma soprattutto dobbiamo dire grazie a Vincenzo, perché senza Vincenzo tutto questo non sarebbe stato possibile. Risveglio bellissimo, Anna Rosa, certo. Monumento di Daniel Libeskind, sopra di noi Brunate, lo vedete, con ancora un po' di nuvole sul cappello, per così dire, però rimane sempre un assoluto spettacolo bellissimo e meraviglioso quello che oggi abbiamo cercato di portarvi a casa vostra per il risveglio. Questa è la diga foranea, cari amici, il monumento di Libeskind, adesso lo costeggiamo e poi torniamo proprio in città. Eccolo il Duomo, guardate che bello,
suggestivo, maestoso, direi uno spettacolo straordinario. Ciao anche Giancarlo. Sì, Giancarlo dice, vederlo così è un'altra cosa, Vincenzo, hai ragione. Dalla provincia di Venezia, Maria, ciao, Vilma. Prossima volta al tramonto, ecco, è vero, sai che brava, Valma, hai ragione assolutamente, e colgo il tuo invito se Vincenzo sarà disponibile, la prossima volta lo facciamo al tramonto, va bene, certo, Vincenzo? Sarà fatto, va bene. Perfetto, sarà fatto, ci fa da autista e da taxi boat, lui, grazie davvero Vincenzo. Il monumento di Libeskind, eccolo qua, ciao Claudio, ciao Silvana, che ti saluta. Angela, fa freschino? Fa freschino, vero Vincenzo? Sì, esatto. Grazie anche a Vincenzo, ovviamente Ines, certo. E quindi ovviamente siamo arrivati alla fine con il monumento di Libeskind, della diga foranea. Questa bellissima giornata, insomma, è iniziata bene per noi, dai. Vediamo anche la funicolare, guardate. Vi facciamo vedere anche la funicolare sullo sfondo che sta scendendo. Il sole che forse arriva, e adesso ci manca magari il tramonto, e lo faremo una sera se Vincenzo ci darà la mano, ovviamente è stato cortesissimo. Buona giornata Valentina, ciao Angela, ciao anche a Loredana. Bene, facciamo proprio la virata davanti a Piazza Cavour e poi ti ringrazio, ti saluto caro Vincenzo. Questa è Piazza Cavour, pochi minuti dopo le 7, il Lungolago, gli alberghi, tra cui il Metropol, la cupola del Duomo sullo sfondo, qui è Sant'Agostino. Insomma, vi abbiamo fatto vedere la città in un'ottica diversa, il nostro lago dal lago, anche in una giornata incerta è tutto assolutamente bellissimo. No, dove sei diretto Marco? A lavorare, adesso andiamo in radio, Silvana, non andiamo da nessuna parte, adesso per il momento è tutto qui, il nostro giro si chiude, andiamo alla diga, caro Vincenzo, e grazie della tua cortesia. Questa è la navigazione, la biglietteria della navigazione, Piazza Cavour, vedete da quest'ottica è tutta un'altra cosa, veramente. Sì, a volte sembriamo anche dei bambini per delle cose così semplici e banali, se vuoi, tutto sommato, ma che non vediamo tutti i giorni. Vincenzo è sempre disponibile per tutti per fare un giro in barca. No, Giancarlo, assolutamente, ci ha fatto una cortesia oggi, no, l'ha detto ridendo, ovviamente. Cleo, buongiorno da Uggiate, e da Cagliari anche ci saluta Roberto, saluta Como, bene, Maria, buongiorno anche a te. Si fa la diretta al tramonto? La facciamo, Karen, promesso, facciamo anche la diretta al tramonto. Intanto il nostro carissimo saluto, l'augurio di buona giornata. Christian, mi ricordo quando facevi le dirette durante il lockdown, facevi compagnia, grazie di cuore, bene, sono contento. Facciamo ancora le dirette, Christian, tutti i giorni continuiamo a farle, anche se non c'è più il lockdown. Per oggi vi abbiamo fatto davvero un gran bel regalo, credo, e tutti hanno apprezzato, bravi, sono contento davvero, grazie Monica, Igor anche da Cavallasca, e soprattutto diciamo grazie a questo grande conduttore che è il nostro amico Vincenzo. Vincenzo, allora ci prometti una sera quando puoi al tramonto? Certo. Grazie Vincenzo, davvero, sei stato gentilissimo. Noi ci salutiamo qui, l'arrivo anche di un battello, del battello Volta in questo momento, mentre noi andiamo a portare la nostra barca al Porto Marina. Sembra una favola, dice Ercolina. È tutto vero. Buongiorno amici di Ciao Como, a tutti voi il saluto da parte mia, da parte di Vincenzo. Antonella, anche a te, ciao Maria, il regalo più bello di oggi, addirittura esagerata. Sono contento che abbiate apprezzato il risveglio dal lago sul lago, anzi non è il Volta ma questo è il Ninfea, e con il monumento di Libeskind noi chiudiamo in barca, vedete, ve lo certifico, siamo con la barca oggi, non c'è assolutamente dubbio che siamo arrivati qua con la barca. Grazie a tutti amici, buona mattinata e buon venerdì.